A Far da Ciceroni sono guide turistiche molto speciali, ci portano in giro per le viuzze che aprono al patrimonio dell'UNESCO i Trulli di Alberobello, uno scenario mozzafiato che le baby guide, esponenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, raccontano ad ogni tappa. Qui ci troviamo in Casa Pezzolla, che è l'esempio della cultura architettonica in evoluzione. L'Aia Piccola è un monumento nazionale dal 1930. Un tour organizzato in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita di Alberobello, più che istruttivo, fin anche per il primo cittadino. Credo che abbia imparato qualcosa anche lei. Sicuramente, sicuramente. Sono i ragazzi, le future generazioni che ci insegnano qualcosa. Oggi ci stanno facendo da guida, ci stanno facendo scoprire delle cose belle. 200 anni fa la storia di Alberobello nasceva qui, dove siamo noi. Sì, proprio qui, perché qui ci abitava uno dei 7 liberatori, era il dottor Giacomo Pezzolla, che il 27 maggio del 1797 si adoperarono affinché Alberobello si affrancasse dal regime feudale. In occasione dell'evento è stata ricordata la figura di Gian Piero De Santis, compianto assessore, che istituzionalizzò la data del 27 maggio ed è stata inaugurata la mappa di comunità organizzata dall'Ecomuseo Valle d'Itria. A far da cornice la premiazione del vincitore del concorso fotografico internazionale Alberobello Turisti dal Mondo, per Mauro Marcelli, marchigiano di Fabriano, che ha immortalato uno scorcio del Rione Monti, una targa e un soggiorno di una settimana ad Alberobello, per tornare magari a fotografare l'angolo di Puglia tra i più famosi al mondo.